gigantesco pieno di pollo fritto, è fantastico! Pezzi, per tutto il giorno mangerete solo cibo McDonald's contro cibo KFC! Ti prego, posso mangiare io il cibo KFC? KFC, sì! KFC! 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 Ok, ok, va bene, quello posso? No! Tu, Eric, mangerai solo cibo del McDonald's! Mentre tu, Dominic, mangerai solo cibo KFC! Ah, uffa, non è giusto! Ma perché decidi sempre tutto quanto tu? Decide sempre tutto lui, non è giusto! Che non no, testo, no, no, io voglio quello! Se mangerete qualcos'altro, o se vi arrenderete, avrete perso! Ciao. 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 Wow, il dottor Timo ti ha comprato proprio un bel po' di cose, eh? Ci ha fatto un regalo fantastico. Sarà una giornata buonissima. Anzi, bellissima, ecco. Insomma, Eric, per non perdere la sfida dobbiamo mangiare per tutto il giorno soltanto questo cibo. Lo so, ed è buono. Sì, ma in piccole quantità, non così tanto tutto in un giorno. Se vuoi, puoi anche arrenderti e vincerò io. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominic! E chi siamo? Non dire che siamo di Dio! Insieme! E adesso basta parlare! Si mangia! Colazione! Io per colazione ho delle cose buonissime, Dominic, guarda! Sono delle ciambelle! E non una, non due, ma ben tre! Wow, c'è anche quella rosa! Vediamo io invece cosa ho qui. In questo pacchetto c'è... cos'è? C'è del sale. Questa è una pannocchia. Una pannocchia? Per colazione? Guardate la meraviglia! Guardate la pannocchia. Cioè, mezza pannocchia. No, un pezzettino di pannocchia. Tre ciambelle! In effetti da KFC fanno qualcosa di particolare una pannocchia. In nessun altro fast food la vendono. Ok, bene, ma a me non interessa per la colazione, grazie. Io preferisco le ciambelle! In questo sacchettino, vediamo, mettiamoli sul piatto. Sono dei pezzettini di pollo. Questi sono i popcorn di pollo! Io ho qualcosa da bere. È un cappuccino! Perfetto! Sì, cappuccino e ciambelle. Io il tè alla pesca. Da KFC non ci sono molte cose per la colazione. Invece al McDonald's c'è il McCaffè, cose per la colazione. Mangiamo, buon appetito. Buon appetito! Mangerò un po' meno per la colazione per lasciare spazio al pranzo. Anche io farò così, Dominica. Ma stai mangiando tre ciambelle giganti. Beh, ti sembra tanto? Ah, e ho anche il succo di frutta! Quante cose! Metto un po' di sale sulla pannocchia. Ciambella, ti voglio tanto bene. A noi due. Nice! Buona! Voi ragazzi l'avete mai mangiata? Ho anche la salsa original KFC. Assaggiamola insieme ai popcorn di pollo. Fanno un odore le tue ciambelle. Sì, può odorare meglio. Odora. Sembrano buonissime. Smetti, Eric. Io mangerò solo cibo KFC. Sì, KFC. Smettila di chiamarlo KFC. Si dice KFC. Ma c'è scritto KFC. È in inglese. Va bene, KFC. Oh, ha un odore fortissimo. Forse non è proprio adatta per la colazione. Assaggiamo un pezzo di pollo. Buono. Cappuccino. Questi pezzettini di pollo sono morbidissimi. È un po' freddo. E devo dire che è anche un po' amaro. C'è lo zucchero, Eric. Oh, ecco che serve. Guarda, non sembra buonissimo questo pezzo di pollo. Sì. È mio. L'ultimo pezzo. Buonissimo. Wow, hai mangiato davvero tutto. Avevi dubbi? No, in effetti no. In realtà ho mangiato un po' poco a colazione. Ho ancora un po' di fame. Speriamo di rifarmi a pranzo. Ulla! 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 Oh no! Ulla! 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 Oh no! Ulla! 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 Ah,
stai facendo ginnastica. Bravo, fai bene a tenerti in forma dopo quello che hai mangiato e quello che mangerai. Ci vuole. Non sto facendo ginnastica. Ho sempre sognato di saper usare l'hula hoop. Hula, 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 hula. Oh, c'ero quasi. Beh, insomma. Non so da cosa iniziare prima. È il pranzo! Hai visto, Dominique? Ho più cose di te. Veramente hai solo più confezioni? Sei sicuro di avere più cibo di me? Guarda qui dentro. Guardate, ragazzi, c'è tantissimo pollo. È davvero pesantissimo. C'è di tutto. Ci sono cosciotte di pollo, pezzi di pollo, alette di pollo. Non ce la farò mai a mangiarlo tutto. È davvero tanto. Io potrei darti una mano. Sarà almeno per 4 persone. Se vuoi ti posso aiutare. Eric, perderesti la sfida. Quindi no, grazie, lo mangerò io. No, Eric, mangia tu, mangia tu. Dai, buon appetito. Buon appetito a noi. Ah. Eric, sì, che c'è? Che c'è? È il mio. Sì, è il tuo. Io che cosa ho fatto? Non ho fatto nulla, nulla. Vediamo il mio panino. Wow, è gigante anche quello. È meraviglioso, Dominique. C'è un hamburger gigantesco. Bacon, formaggio e insalata. È il momento. Buon appetito, Eric. Mm-hmm. Buon appetito anche a te, Dominique. Inizio da questo pezzo. Buon appetito. Buono. Ovviamente ho anche le patatine, ma anche qualcosa di più sano, l'insalata. Come si apre? Non l'ho mai ordinato. Ah, ecco, la condirò dopo. Io ho 2 salse, però sembrano strane. Una è piccante, l'altra è al curry. Io ho barbecue e ketchup. No, 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 no. Leggi. Salsa piccante, sembrava ketchup. E invece è piccante. Dominique, io la voglio provare. Anch'io, proviamola insieme. Vediamo quale salsa è più piccante. Quella del McDonald's o quella del KFC? Solitamente dicono salsa piccante e poi non è piccante. Oh, questa qui ha un odore fortissimo. Odora? Sa di peperoncino! Vediamo. Oh, anche questa! Proviamo! Petto di pollo! Patatina! 1, 2! Oh, non sarà un po' troppo? Di più, Dominique! No! Di più! Sarà piccantissimo! 1, 2, 3! C'è l'osso! Ho preso l'osso! Brucia! Brucia tantissimo! Brucia! 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 Pollo! Era meglio la salsa di stamattina! Non usi la cannuccia! Da bere ho la Pepsi. Io ho la Coca-Cola. E in più il dottor Timothy mi ha dato anche questi. Sono dei grissini. Li danno con l'insalata. Ho anche sale, pepe e olio. Beh, ragazzi, buon appetito. Buon appetito. Sono pienissima. Hai mangiato tutto? Resta solo l'insalata. Buono. Non sei sazio? C'è ancora un po' di pasta. Ragazzi, io ho mangiato più di metà del pollo che c'era qui dentro. Che dico, 3/4! Però ce n'è ancora. Non ce la faccio più, è impossibile mangiarlo tutto. Questo lo conserverò e lo mangerò magari più tardi. Magari lo conservi per domani, quando io potrò mangiarlo. No, lo mangerò oggi. Più tardi però, adesso basta. Quanto sono sazia. Adesso a pranzo ho mangiato tantissimo, sono pienissima e ho ancora del pollo qui. Tantissimo pollo, sono sazia. Oh figliola, eccoti, ti ho trovato, io sono una povera e sola vecchietta a questo mondo. Eh? C'è solo una cosa che vorrei prima di andarmene. Un pezzo di pollo KFC. Eric, dai, smettila! Perché ti sei inconciato in questo modo? Non sono Eric, sono la signora Paola. Dai, un pezzo di pollo alla signora Paola. Dai, un pezzo di Paola alla signora Pollo, per favore. Signora Pollo? No, un pezzo di Paola alla signora Pollo.
un pezzo di Paola. Oh no, la signora Paola, la signora, dammi un pezzo di pollo. Un pezzo di pollo KFC. Eric, si dice KFC, dai smettila, non posso dartelo. E va bene, mi hai scoperto. Però era una bellissima vecchietta. Insomma. Adesso andiamo a fare merenda, per favore. Merenda? Ma io ho ancora un sacco di pollo, sono sazissima. Andiamo, dai, andiamo, andiamo. Per merenda un bellissimo Happy Meal con dentro un panino al pollo, delle patatine e poi una sorpresa! Cos'è? Che hai trovato? Cos'è? Lo scopriamo. Ma cos'è? Non capisco. Ci sono degli adesivi. È un monopattino, ma è minuscolo, non mi serve. Ok, carina, puoi metterci gli adesivi però. Sì. Va bene, mangiamo. Ma Eric, il monopattino è lì, lo so che lì l'ho parcheggiato. Ed ecco qua il mio panino al pollo. È il momento di assaggiarlo. Come fai ad avere tutta questa fame? Anch'io per merenda ho un piccolo panino. Vediamo com'è. Wow. Oh, è proprio piccolo, guardate che carino. Sembra un panino in miniatura. E c'è dentro un pezzo di pollo. Ancora pollo. Però sono curiosa, lo assaggio. Com'è, Dominique? Voglio saperlo. Buono. Buono? E poi ho del formaggio fritto. Questo sembra buonissimo. Anche questo com'è? Dimmelo! E non si può dire che mangio solamente cose poco sane, perché sto mangiando una mela. Una mela già tagliata a specchi dentro la busta. Comodo. Sono pigro. È l'ora della cena! Ma io non ho tanta fame. E allora perché hai urlato? Sono comunque contento. Devo scoprire cosa c'è adesso. Io vedo già una scatola abbastanza grande davanti a me. E so che non riuscirò a mangiarla tutta. Apriamo. Wow, guardate ragazzi. Qui dentro ci sono patatine, tantissime patatine. È pienissimo. Poi c'è un hamburger. Guardate che grande. Wow. E qui? Cosa c'è? Pezzi di pollo, ancora pezzi di pollo. Io invece qui ho un bellissimo e buonissimo panino. È il Big Mac, ma con il bacon. È grandissimo. E qui ho le patatine, ma sono le patatine con il bacon e il formaggio. Buona cena, Eric. Buona cena, Dominique. Ma dovevano darmi anche la forchettina insieme a queste patatine. Vabbè, le mangerò con le mani. Le avresti mangiato lo stesso con le mani. Questo è vero. E nel mio panino c'è un pezzo di pollo. Basta, quanto pollo sto mangiando oggi. Buon appetito. Buon appetito. Insieme alle patatine voglio assaggiare qualche salsa diversa. Qui ce n'è una strana. C'è scritto Sweet Imperial, dolce imperiale. Io invece ho barbecue, maionese e salsa agrodolce. È davvero strana, che colore strano. Vediamo la mia. Oh, ho un odore fortissimo. Guardate il colore, è un po' gelatinosa. Oh, anche questa è fortissima. Vuoi adorare? No, assaggio. Assaggio anch'io. Non mi piace. Anche a me. Ok, adesso sono sazio. Non dirlo a me. Molto sazio. Non ce la faccio più. Penso che domani non mangerò nulla. Però ce l'abbiamo fatta. È vero. Come ogni volta, anche questa volta abbiamo vinto la sfida. Batti 5. Abbiamo vinto. Cos'è? Che sta succedendo? E invece no. Fermi tutti. Non avete vinto. Eric, tu hai perso. Cosa? Ma non è vero! Ho mangiato tutto quanto, lo puoi vedere! Io ho vinto! Diglielo anche tu! Guardando le telecamere nascoste, ho scoperto una cosa molto buona! Guardate questo video! È buonissimo! Finalmente! Non se ne accorgeranno mai! Eric! No, Dominique, non puoi credere a questo video. Non potrei credere a quel video. Eri tu? No, non ero io. Era un videomontaggio.
qualcuno l'ha fatto ad hoc. Secondo me è stato il dottor Timothy, l'ha inventato. Oppure l'intelligenza artificiale. Io non ho mai fatto una cosa del genere. Eric, smettila, eri tu. Abbiamo visto il video, eri tu. Ragazzi, voi non mi credete. Ma che dici, eri tu? Non ero sì. Io. Assolutamente no. Io non farei mai una cosa del genere, lo sai. Neanche per il pollo KFC. Davvero? Neanche per il pollo fritto. No, 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 non farei mai. Sì, forse sì. No, ma non lo so, non l'ho fatto. Io no. No! Quindi, Dominic, tu hai vinto! Mentre tu, Eric, aspettati qualcosa di terribile! Stai! Ma Eric, come hai potuto? Dovevi soltanto resistere! Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Non è giusto! Tranquillo, Eric, non fare così! Eric! Perché? Perché?